Benvenuti a un altro appuntamento con Psiche Dintorni. Con noi in studio ovviamente il nostro esperto, lo psicologo Sandro Tolitano, che salutiamo, e insieme a me Francesca. Benvenuti. Oggi trattiamo di un argomento alquanto controverso, nonché molto attuale, cioè i social network e i giovani, il mondo dei social network, di Facebook. Ormai si sa che questi social occupano uno spazio e un tempo notevole nella vita di molti ragazzi. È raro infatti trovare un adolescente che non abbia un profilo Facebook. Ma questa vita virtuale è proprio così importante nella vita o comunque nel vivere di ognuno di noi? Sicuramente dovremmo tenerne conto, perché incide notevolmente nella crescita e nello sviluppo dei nostri ragazzi. Ma io esorderei, ponendo diciamo alla vostra attenzione un po' di dati che sono veramente abbastanza allarmanti. Ci sono dati che ci derivano da Germania e Stati Uniti, ma che insomma potremmo in qualche maniera fare anche nostri, dove da alcune ricerche viene fuori che i nostri ragazzi stanno circa 8 ore al giorno davanti a strumenti come i social network, come i telefonini, iPad e quant'altro. Quindi per 8 ore al giorno i nostri ragazzi stanno, quindi immaginate un po' più di quanto vanno a scuola e un po' più di quanto dormono certe volte. Quindi stanno molte ore davanti a questi strumenti. E aggiungerei un'altra cosa, perché questo diventa un elemento di riflessione anche importante. Il nostro cervello è fatto in maniera tale che non può fare una sola cosa, quella di non imparare. Quindi qualunque cosa noi facciamo, in qualche maniera si introduce un cambiamento nel cervello, e quindi non possiamo immaginare che 8 ore davanti a questi strumenti non possono incidere nello sviluppo e nella formazione dei nostri ragazzi. Quindi, ecco, cosa avviene all'interno del cervello? Sono stati fatti degli studi adesso negli ultimi anni con questa nuova tecnica che si chiama neuroimaging, e un po' forse molti spettatori forse l'avranno già visto, sono questa, il cervello fotografato a strati a colori, dove si evidenzia la parte, attraverso appunto i colori, si evidenzia la parte che in quel momento lavora. Allora diciamo che attraverso questi strumenti si è capito molto bene di quanto incidono questi nuovi strumenti tecnologici nella crescita, nello sviluppo del cervello e quindi poi della personalità delle persone. E poi ci entreremo un po' più in particolare rispetto a questa questione. Ecco, ormai i nostri ragazzi si avvicinano a queste nuove tecnologie sempre più giovani, ormai si parla di 10 anni, di ragazzi che iniziano a 10 anni già ad avere un semplice telefonino, e quindi da lì poi naturalmente parte tutto. Cosa rappresenta per un ragazzo, per un giovane, l'uso di un social network, che sia Instagram, che sia Facebook? Ma io mi accontenterei che fossero 10 anni, ma la realtà ci porta un pochino più indietro negli anni, cominciano anche prima dei 10 anni ad avere a che fare con questi strumenti. Vuoi perché molto spesso i bambini piccoli hanno i fratelli o le sorelle più grandi e quindi in qualche maniera vengono a contatto e spesso utilizzano questi strumenti, quindi si comincia molto presto. E in un bambino è indiscutibile che l'utilizzo di questi strumenti è molto attraente, molto affascinante, no? Per un bambino piccolo avere a che fare con un iPad, con un telefonino, insomma diventa inizialmente come giocattolo, come gioco, no? Poi diventa invece, vedremo, poi diventa invece una componente della nostra vita, della vita di questi
di questi bambini molto importante, e quindi ha un'incidenza poi nel, come vedremo poi nelle, in tutte le sue sfumature. Quindi passare la maggior parte della giornata di fronte a un computer comporta anche una sorta di ansia, di nervosismo, quindi ci sono delle patologie che potrebbero essere legate all'utilizzo del PC, del cellulare, le varie dipendenze. Sì, io però vorrei subito dire anche un'altra cosa, altrimenti rischiamo di demonizzare una cosa senza gli strumenti tecnologici moderni. Non possono essere demonizzati sicuramente. Possiamo dire che questi sono strumenti che ci hanno facilitato la vita, sono estremamente utili in tantissime situazioni. Detto questo, non possiamo però trascurare, e poi vedremo perché secondo me è un po', stiamo sottovalutando il rischio e il pericolo dell'utilizzo di questi strumenti. Potrei cominciare col dire una cosa, insomma, poi. E comincerei a citare il libro che poi faremo vedere alla fine del nostro incontro, che è un libro che ho trovato non solo estremamente interessante, ma l'ho trovato anche un po' controcorrente, che è questo Demenza digitale di uno psichiatra tedesco, che è Manfred Spitzer. Il sottotitolo è abbastanza eloquente di questo libro, e dice come la tecnologia ci rende scemi. Perché la tesi sostenuta da Manfred Spitzer è che questi strumenti di fatto non sono strumenti che favoriscono e migliorano l'intelligenza dell'uomo. In questo libro vengono riportati, ecco, Manfred Spitzer fa una cosa che nessuno fa, ma poi vedremo, non lo fanno anche per interessi economici, perché è chiaro che le grandi multinazionali tendono a farci, come dire, vedere che questi strumenti sono gli strumenti che renderanno i nostri figli più intelligenti, più capaci. Invece Manfred Spitzer, e quindi trascurano di pubblicizzare le ricerche che invece vanno in un'altra direzione. Manfred Spitzer in questo libro poi, come dire, raccoglie tutti questi studi fatti in giro per il mondo, ed in particolare uno studio molto interessante che è degli psichiatri nordcoreani, da cui deriva poi la definizione di una vera sindrome che dà il titolo al libro, che è demenza digitale. La demenza digitale come sindrome comprende una scarsa attenzione, una scarsa capacità di concentrazione e soprattutto comprende un apprendimento di tipo molto orizzontale, cioè dove non c'è approfondimento, dove non c'è uno studio veramente ricercato, profondo, e quindi di conseguenza diventa insomma, uno studio molto superficiale che va via molto presto. Ecco, in che modo la realtà virtuale e le emozioni di ognuno di noi entrano in contatto e quali sono i rischi? Ma qui adesso entriamo in un... Lei ha utilizzato un termine che, stando alla lingua italiana, è un ossimoro, cioè nel senso che realtà virtuale sono due termini che non potrebbero stare insieme, perché una cosa o è reale o è virtuale. Ma viene utilizzata perché realmente... In questo caso, nel caso dell'utilizzo di questi strumenti tecnologici, la realtà, il virtuale diventa reale. Diventa reale con tutte le conseguenze che poi vedremo, perché ovviamente quando cominceremo ad approfondire questa parte vedremo come la realtà cosiddetta, appunto questa realtà virtuale che sostituisce la realtà. Quindi la vita di questi ragazzi che non prevede più il faccia a faccia con un'altra persona, che prevede il contatto attraverso uno schermo, no? Uno schermo che dà la possibilità di presentarsi anche così come non si è. Quindi la rivoluzione di internet ha portato dei benefici negativi per quanto riguarda le relazioni interpersonali, non solo fra gli adolescenti, parliamo quindi dai bambini, adolescenti, anche nell'adulto? Ah, sicuramente, intanto noi dobbiamo occuparci di questo problema perché non possiamo ignorarlo. Poi magari ognuno di noi ha una sua idea, io personalmente credo che sul piano delle relazioni interpersonali internet e tutti questi strumenti, i cosiddetti social network, non hanno portato assolutamente alcunché di positivo. Anzi ha creato una serie di problemi fino addirittura alla dipendenza, come vedremo. Si calcolano anche qui gli studi in Germania sono impressionanti, si calcolano 254.000 nel 2009 di,
dipendenti dai social network, da internet, e addirittura si parla di 1.400.000 di persone che, anche non essendo dipendenti, che comunque hanno una presenza massiccia di questi strumenti nella loro vita, impedendo ovviamente a costruire quello che noi chiamiamo poi la competenza emotiva, che è la componente che ci consente di affrontare la vita in tutte le sue problematiche, in tutte le sue difficoltà. Quindi si viene a creare una sorta di aridità e appiattimento della personalità del bambino, perché crescendo ovviamente non ha quegli input che può riscontrare vivendo una vita sociale, quindi col confronto con i suoi coetanei, ma anche, cioè non solo nell'ambito dei bambini, ma anche degli adulti. Molto spesso troviamo gli adulti quando tornano dal lavoro, anziché magari cenare insieme, sono lì al computer e quindi la comunicazione viene meno. Sì, indubbiamente ricordiamo un po' che questi strumenti sono arrivati circa nel 2000. Se andiamo a vedere Facebook, mi pare che sia del 2001, fino all'ultimo nato, che mi pare sia Google Plus, forse del 2011. Quindi diciamo dal 2000 ormai abbiamo un lasso di tempo che ci consente anche di avere dei risultati di ricerca estremamente interessanti, perché sono 15 anni. La cosa, come dire, che su cui bisognerebbe riflettere è che, mentre ovviamente, come dicevo prima, le multinazionali che hanno l'interesse a vendere e a, come dire, a promuovere questi strumenti tecnologici, ci parlano di possibilità globale di incontrarsi in ogni angolo del mondo, di poter, no, quindi questa apertura così globale, contemporaneamente è aumentata progressivamente la chiusura degli individui, quindi una chiusura relazionale, in un mondo, a volte, come vedremo, in un mondo proprio virtuale, in un mondo creato artificiosamente. Quindi il paradosso è che, mentre gli strumenti ci aprono il mondo, ci chiudono la nostra vita, ci chiudono la nostra vita di relazione, ce la inaridiscono. Quindi su questo dovremmo riflettere, diciamo, un po' tutti, ma poi vedremo, insomma, anche delle responsabilità in questa. Ecco, cosa scatta nella mente di un ragazzo, comunque anche di una persona adulta, nell'essere così ossessionato da andare a guardare comunque Facebook, tutto ciò che si pubblica, oppure dal relazionarsi con i propri coetanei proprio tramite uno schermo? Cosa spinge un ragazzo in questo senso? Ma intanto la cosa più forte è il fatto che attraverso questo schermo tu puoi, come dire, presentarti agli altri così come vuoi, cioè quindi anche andando oltre la realtà, e quindi in qualche maniera superi le difficoltà proprio di relazione, le difficoltà anche, come dire, a volte proprio dell'io corpo, si dice, no, proprio l'immagine che si ha di sé. Quindi noi diamo l'immagine attraverso queste cose che vogliamo. Ma io vorrei ricordare una frase di Gianni Rodari, detta moltissimi anni fa, in quel libro bellissimo che è Grammatica della Fantasia, dove diceva che se vogliamo togliere i bambini davanti alla televisione, allora si parlava di televisione perché si discuteva del fatto che molti genitori utilizzavano le televisioni un po' come babysitter, lasciando i figli davanti alla televisione così non davano fastidio. Lui disse una cosa che mi colpì molto, dice: se voi volete allontanare i bambini dalla televisione, metteteli in condizione di avere altri bambini con cui giocare fuori. Lui disse questa cosa quando ancora ovviamente non c'erano tutti questi strumenti. Oggi penso che potrei ripeterla. Questa la riprenderemo quando magari ci soffermiamo su quali sono le responsabilità rispetto ai danni che, secondo me, ma non solo secondo me, questi strumenti stanno comportando nella vita dei nostri giovani. Cioè, allora ci sono responsabilità che poi vedremo, sono politiche, sono delle istituzioni, sono delle agenzie educative, sono anche delle famiglie, magari discutendo anche del che fare, insomma, questo. Molto spesso si parla di multitasking, che significa? Sì, per multitasking, beh, insomma, è un termine che ormai è abbastanza conosciuto. Per multitasking intendiamo questa ormai abitudine che abbiamo di fare contemporaneamente più cose. Specialmente i ragazzi, vediamo che contemporaneamente sono collegati su Facebook, ascoltano musica, studiano, insomma, fanno
più cose contemporaneamente. Il multitasking ovviamente poi porta a una serie di problemi che noi che lavoriamo un po' in questo settore stiamo riscontrando veramente in maniera notevole, che l'aumento dei problemi rispetto alla capacità di concentrazione e di attenzione. Ecco, quali sono i problemi che si può andare incontro? Ma i problemi sono questi che noi riscontriamo. Adesso bambini e ragazzi, noi notiamo che nelle scuole ad esempio molto più spesso ci vengono segnalati bambini e ragazzi con difficoltà di attenzione o di concentrazione. E questo sicuramente è frutto un po' dell'utilizzo di questi strumenti. Sicuramente ci sono delle ricerche, come dicevo in questo libro di Spitzer, che ci riporta proprio a questo dato. Cioè il dato è che nel momento in cui questi strumenti si sono diffusi così massicciamente in tutto il mondo, sono aumentati i disturbi dell'apprendimento, ad esempio. Quindi tutto ciò che veniva pubblicizzato, specialmente anche nella scuola, con i computer, l'arrivo dei computer, che i nostri figli diventano più intelligenti, apprendono meglio, apprendono più velocemente, si è rivelata invece effettivamente probabilmente una mossa pubblicitaria solo per vendere questi strumenti, ma nei fatti comporta invece una difficoltà di apprendimento, proprio perché dicevo l'apprendimento attraverso questi strumenti in genere è orizzontale, non è verticale. In genere lo studio richiede ricerche, richiede la consultazione anche di documenti reali, richiede la riflessione, che è un'altra attività della nostra mente che viene molto penalizzata da questi. E poi, come dicono molto spesso, insomma, nella rete, in questi social network, troviamo veramente l'idiozia diffusa senza alcuna remora e senza alcun, freno, perché nascondendosi dietro lo schermo, basta, non è che ci vuole molto, basta che ognuno di noi vada su Facebook e vede un po', no? Oppure notiamo su Facebook, ad esempio, questa forma di intellettualismo con questa ripresa di frasi celebre, eccetera, tutti che no, quindi di fatto dietro c'è il vuoto, a mio avviso, insomma, c'è un po'. Ecco, spesso i nostri ragazzi si usano magari il computer anche in virtù del fatto che debbano fare delle ricerche, comunque per conto della scuola, però in realtà dietro questo magari si celano anche altre cose. Quando un genitore si deve realmente preoccupare di un ragazzo che usa in maniera spropositata, il computer o comunque i social network? Sì, a me piace ricordare una bella frase una definizione che mi pare che sia Spitzer, non ricordo con precisione, che è chiamato questa generazione nuova, dice la generazione del copia e incolla, perché di fatto quando lei si riferisce alle ricerche che fanno a scuola è una ricerca passiva dove in poche parole niente viene sedimentato dentro, perché è un semplice copia e incolla, devono fare una ricerca su un tema, vanno su internet e trovano questo tema, copiano e incollano e la ricerca è fatta. Questo ovviamente poi va a discapito della sedimentazione della cultura. La cultura non è una cosa che nasce da sé, la cultura è una parte di noi che si costruisce a strati, piano piano, bisogna sedimentarla, e altrimenti ci ritroviamo di fronte a una cultura che svanisce in fretta, cioè una ricerca fatta in questa maniera, dopo un mese un ragazzo non ricorda più nulla. Quindi voglio dire, l'utilizzo del computer, che è vero che ci dà possibilità di accedere ad esempio a documenti che noi magari senza il computer non riusciremmo, questo è vero. Io posso andare a vedere un documento nella biblioteca di New York, cosa che altrimenti magari non potrei fare. Ma il problema è che poi questo non viene tradotto nell'utilizzo serio di approfondimento, ma viene utilizzato appunto con il discorso del copia e incolla. Quindi diventa uno strumento, anziché positivo, alla fine diventa uno strumento che inibisce la formazione della cultura, quella vera. Dunque assistiamo, anziché ad una tecnologia avanzata, un paradosso, cioè si ritorna indietro, non c'è una conoscenza approfondita appunto delle informazioni che poi si vengono a creare. Dunque la tecnologia da questo punto di vista ha degli aspetti negativi. Sì, mi verrebbe voglia di dire subito veramente, sì, è un passo indietro, però detta così potrebbe suonare un po'
come dire, un po' spocchiosa, nel senso che ritengo assolutamente che un passo indietro si sia fatto in questo senso, questo sì. Cioè, ciò non toglie però che noi non dobbiamo esimerci dal riflettere su questo problema e da trovare soluzioni, perché come dicevo prima noi non possiamo ignorare che esistono, né tantomeno possiamo immaginare che all'improvviso li togliamo dalla circolazione. Quindi noi dobbiamo riflettere, tutti quelli che hanno questo compito, questo dovere di riflettere su questo problema e trovare soluzioni, che come dicevo prima sono più soluzioni di ordine politico. Per politico poi intendo dire soluzioni che riguardano la politica vera e propria, ma riguardano anche le istituzioni, le agenzie educative come la scuola e anche le famiglie. Quindi, detto così, mi piace, cioè nel senso, è un passo indietro, ma ciò non vuol dire che noi non possiamo tradurre questi strumenti in un fatto positivo. Quindi ormai tutto il mondo praticamente è su Facebook, quasi quasi per un ragazzo che non voglia accostarsi per vari motivi a questo social network, diventa quasi un obbligo farlo, perché magari potrebbe esserci una recriminazione in questo senso, nel senso magari viene additato come quello che non è alla moda o che non è su Facebook tra la cerchia magari delle sue conoscenze. Come mai? Ecco. Ma, insomma, non dobbiamo dimenticare che gli adolescenti hanno questo grande problema, no? Gli adolescenti per riconoscersi devono stare in gruppo e stando in gruppo devono sposare anche acriticamente un po' quello che fa il gruppo. Ne abbiamo parlato in un'altra occasione, anche nel vestire, nel modo di essere, nelle scelte anche della musica, nelle scelte che fanno, seguono il gruppo, quindi sicuramente l'influenza del gruppo c'è molto ed è chiaro che se tutti hanno Facebook, un adolescente che non ha Facebook diventa veramente viene quasi emarginato, quindi in qualche maniera avere Facebook è un segno di appartenenza a un gruppo. E sappiamo benissimo che gli adolescenti hanno necessità di appartenere a un gruppo per sentirsi sicuri. In un momento di fragilità, abbiamo sempre detto che gli adolescenti sono senza corazza, sono come un mollusco senza il guscio. Ecco, si potrebbe utilizzare Facebook con maggiore responsabilità? E questo assolutamente sì. Si può utilizzare, ma io penso che ci debba essere, prima di arrivare a cominciare a mettere in atto delle politiche che aiutano i ragazzi ad usarli responsabilmente, abbiamo necessità invece di riflettere. Cioè, basta citare un fatto, no? È abbastanza semplice. Noi stiamo discutendo in questo incontro di questo problema. Mi chiedo quante volte di questo problema si discute nella televisione, quella con la T maiuscola, no? La televisione, quella importante, quante volte si discute in orari in cui la gente è davanti al televisore, se ne fanno alle 3 di notte, no? Quindi il primo passo è quello di cominciare a discutere nella società e porlo come un problema veramente serio, da cui scaturiscono una serie di patologie sulle quali poi ci ritorniamo, perché contengono anche una parte di patologie psichiatriche. Quindi dobbiamo veramente su questo riflettere e poi vedremo anche come. Ecco, quali sono anche gli approcci educativi che un genitore o un insegnante deve utilizzare per proteggere il bambino, l'adolescente o anche l'adulto stesso, perché no? Sì, lei ha mischiato genitore e insegnante, sono due cose, due modalità anche diverse, no? Beh, sicuramente i genitori. Allora, diciamo un fatto, no? Questo dobbiamo anche dirlo, c'è una forma di reticenza, se usiamo così, trasversale. Cioè, il problema non se lo pongono i genitori, le famiglie, non se lo pone la scuola, se non che se lo pongono nelle giornate, quelle dedicate alla sicurezza internet o altre cose. Di fatto non c'è una vera riflessione da parte di queste istituzioni, quindi ancora, cioè, non si sono nemmeno posti, allora non si sono posti il problema, quindi immaginiamo se possono essere arrivate al che fare. Certo, noi che siamo, come dire, i tecnici, quelli che ci occupiamo di questi problemi, dobbiamo anche indicare del che fare, cominciando dalla famiglia, quindi possiamo dare delle indicazioni ai genitori. Però, e qui torniamo al discorso di prima, cioè nel senso che
occorrerebbe dal punto di vista politico, dal punto di vista scolastico, dal punto di vista sanitario, delle strutture sanitarie, cominciare a fare informazione e anche formazione per i genitori. Perché i genitori sono il primo, come dire, sono quelli che possono intervenire per primo in questo, quindi educare i bambini piccoli a un utilizzo sano di questi strumenti. E poi vedremo che, nello specifico, per non rimanere nel vago, sicuramente non si può lasciare un bambino o un ragazzo ancora nemmeno adolescente, preadolescente, liberamente davanti a uno, quindi i genitori devono comunque esercitare un minimo di controllo. Poi vedremo quali sono i rischi di Facebook e possiamo anche indicare quali possono essere gli atteggiamenti. In questo caso questa cosa va trasmessa direttamente ai ragazzi e ai bambini, per capire quali sono i pericoli dello stare su Facebook. Poi ci riferiremo, magari toccheremo anche questo aspetto, che è un aspetto anche molto importante, di quali sono i pericoli su internet. Mettiamoci dentro il cyberbullismo, mettiamoci dentro il cyber sexual predator, mettiamoci dentro lo stalking, mettiamoci dentro tutto quello che vogliamo. Sono questi strumenti che danno veramente un grande pericolo, e i dati ce lo dicono. Perché appunto i nostri ragazzi alla fine si sa che utilizzano questi social network anche molto spesso nelle quattro mura della loro stanza, diciamo. Quindi è molto difficile entrare, tra virgolette, cercando di non invadere il loro mondo, però anche essendo vigili e attenti su come utilizzano questi social. Come si potrebbe entrare in maniera ecosoft usando questo termine? Intanto, ci sono due modi. Uno, intanto, fino a una certa età è inevitabile che i genitori debbano avere accesso ai siti, ai profili dei figli, cioè per controllarli. Su questo, almeno fino a una certa età, questo è assolutamente un compito che un genitore deve fare. Non puoi lasciare una ragazzina di 10 anni che utilizza uno strumento del genere senza che il genitore sia presente o comunque abbia la possibilità di controllare, perché come vedremo poi penso che questo sia un dato comune a tutti. Quando noi entriamo su Facebook diamo tutta una serie di informazioni. Allora credo che sia interessante, è un lavoro che io ho fatto l'anno scorso sempre in occasione della giornata di sicurezza internet. Ho incontrato gli studenti ad esempio del magistrale di Reggio Calabria, dove con loro abbiamo discusso di quali sono i rischi e di quali sono i rischi nel fare un profilo e quali sono i consigli. No, quello di non mettere foto di un certo tipo. Ecco, potremmo dare delle indicazioni anche ai genitori che ci stanno guardando nel momento in cui il proprio figlio si iscrive su Facebook, quale atteggiamento giusto deve adottare? Sì, allora innanzitutto nel profilo non bisogna inserire foto particolarmente, bisogna mettere delle foto cosiddette morigerate, senza eccetera. Poi non bisogna mettere ad esempio numeri di telefono, di cellulare, indirizzi, eccetera, tutta una serie di informazioni nel proprio profilo che mettono a rischio i ragazzi e le ragazze in particolare. Quindi la prima cosa da fare è che il profilo deve essere un profilo abbastanza pulito, nel senso di non dare troppe indicazioni, perché questo una ragazzina di 14-15 anni che mette sul proprio profilo, mette una serie di dati che vanno dal cellulare o a delle foto per intenderci in costume da bagno, in pose particolari, eccetera, questo la mette a rischio di essere di attrarre i cosiddetti, poi vedremo, i cyber sexual predator, che è una realtà triste ma una realtà che esiste. Quindi delle poche regole però da rispettare in modo tale da proteggere il proprio bambino. Noi ci fermiamo e ritorneremo subito dopo, tra poco.